Più di 2000 anni fa, mentre in Occidente le navi romane solcavano il Mediterraneo, l'Oriente produceva i primi oggetti in porcellana. Oggi, dalle coste valenziane di quello stesso mare, Nao trasporta in qualsiasi angolo del mondo un esempio della porcellana più attuale, la collezione di figure Nao. Le figure Nao sono ereditiere dell'antica arte della porcellana, la cui elaborazione fu durante secoli un mistero, poiché la formula della porcellana non fu scoperta in Europa fino ai primi anni del XVIII secolo. Immerse nel mondo d'oggi, dinamico, innovatore, giovane, le figure di Nao apportano alla tradizione della porcellana pezzi adeguati ai gusti e le preferenze di tutte le persone. Queste creazioni sono caratterizzate dalle linee semplici, dalla grazia e dall'espressività del loro design, dalla perfezione della rifinitura. Sono pezzi con fascino e sono appropriati come regalo e come oggetto da collezione. La collezione Nao è la scommessa di una grande squadra di designers, scultori e artigiani, artisti che trasformano la porcellana nei migliori momenti della vita quotidiana, trasformandole in figure che ci accompagneranno per sempre. Ogni figura Nao nasce nel corso di un viaggio singolare, emozionante, magico. Il punto di partenza è l'ispirazione ed il talento del designer. Gli artisti di Nao cercano l'ispirazione negli avvenimenti della vita e così scoprono quel preciso istante, quell'espressione che a tutti noi piacerebbe poter conservare per la bellezza, la felicità che trasmette, per la sua capacità evocativa. Una volta disegnata la figura, lo scultore modella l'argilla in cerca della forza autentica e naturale. Fra le sue mani, l'argilla prende una nuova forma, unica e originale. Poco a poco, il pezzo acquisisce la sua personalità. Per riprodurre nella porcellana questo fragile bozzetto in argilla, la figura entra in un processo complesso e delicato. Mani esperte sezionano con delicatezza la figura e ottengono tanti frammenti quanti ne sono necessari affinché essa possa essere riprodotta. Ognuno di questi frammenti darà origine ad uno stampo. Gli stampi si riempiono di pasta liquida di porcellana e quando la pasta ha acquisito la solidità adeguata si procede all'eliminazione del materiale superfluo. Una ad una si estraggono dagli stampi le varie parti che comporranno la figura. Artigiane specializzate uniscono questi frammenti mediante un abile assemblaggio, utilizzando come aderente la stessa pasta di porcellana. I loro pennelli scivolano una volta dietro l'altra sulle zone di contatto per garantire una perfetta transizione fra le diverse parti che compongono la figura. Il pezzo è già pronto per essere dipinto. Il colore è uno dei territori più affascinanti del nostro viaggio. Nao ha sviluppato una vasta gamma cromatica che si espande continuamente e permette di applicare la combinazione di colori più adeguata per ogni pezzo.
Sul pezzo ancora fresco di pittura sono applicati a mano, attentamente, i colori che completano e creano la figura. Al termine del processo, dopo il passaggio nel forno, gli appariscenti colori dei pigmenti si trasformeranno in delicate tonalità pastello. Le pazienti mani incaricate dell'elaborazione delle porcellane Nao lavorano con passione per i dettagli, affinché il risultato di tanta dedicazione possa affascinare ed emozionare per la sua bellezza. Tecnica e magia si danno la mano. L'amministrazione di un sottile strato di vernice farà sì che momentaneamente i colori restino occulti. È giunta l'ora decisiva di questo fantastico viaggio. La terra, l'acqua, il colore, la tecnica, l'ispirazione. Ora tutto resta sottoposto alla prova dell'elemento più potente fra tutti quelli che intervengono nel processo di elaborazione della porcellana: il fuoco. Il successo dell'intero processo dipende dalle oltre 20 ore durante le quali i pezzi restano nel forno, sottoposti ad altissime temperature. Una volta superata la sfida del fuoco, si è verificata una trasformazione prodigiosa. La vernice si è cristallizzata ed i colori che restavano occulti sono venuti alla superficie del pezzo. La terra e l'acqua del bozzetto originale si sono trasformate in porcellana. Il viaggio delle figure Nao ha raggiunto il suo obiettivo: trasformare gli elementi della natura in un'opera delicata capace di esprimere sentimenti infiniti. Nao è il dono perfetto per la sua capacità di far perdurare i momenti e le emozioni più care. I pezzi della collezione illustrano i ricordi indimenticabili della vita, dalle scene più romantiche ai giochi infantili. Dal mondo della fantasia alle immagini di ispirazione religiosa. Dai sogni alla vita familiare. Il viaggio giunge a termine. Nao, l'antico veliero che attribuisce il nome alla marca, ci ha fatto vivere un'esperienza meravigliosa che ogni giorno compiono artisti, tecnici e professionisti negli studi e laboratori di Nao. Un viaggio che ha come destinazione percorrere l'intero mondo. Le figure Nao raggiungono oltre un centinaio di paesi per condividere la passione dei collezionisti e l'ammirazione degli amanti della porcellana. Si unisca in questo affascinante percorso attraverso il mondo della porcellana, a bordo di Nao. Nao, un regalo, un sentimento.